ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a parlare di un alert che mi è apparso in settimana e che mi ha dato non poco fastidio. Ovviamente tutto è bene quel che finisce bene, poi piano piano vedremo come risolvere in pochi passaggi questo problema. Però adesso sigla! Allora, prima di tutto facciamo un rapido pit stop al lavaggio perché la settimana di maltempo si è fatta sentire. Quindi un rapido lavaggio e poi vi spiego tutto. Qui ho fatto prima un prelavaggio con i prodotti sempre Mafra. Poi ho dato una bella spazzolata mettendo il copri spazzola sempre Mafra. E poi risciacquando ho dato un'ultima mano con lo shampoo ceramico, che è davvero uno spettacolo. Alla fine dà tutto un effetto idrorepellente. Risciacquata tutta quanta e poi il gran finale. E adesso la fase di asciugatura la faremo con questo bel cannone illegalissimo, una turbina. Esce sempre l'acqua. Beh, devo dire che adesso sì che gli ho dato una bella resettata, bella lucente. Adesso vi parlo di cosa è successo. Allora, come detto, ora vi racconto cosa è successo. Questo video ha lo scopo solo di informarvi su un alert che potreste ricevere, e se come me lo ricevete durante un viaggio o comunque un percorso lineare che state facendo anche ad alta velocità, diciamo che è un po' allarmante, forse, diciamo, come dire, fastidioso più che allarmante, dai, perché poi alla fine si è risolto tutto nel migliore dei modi. Stavo procedendo verso lavoro, io utilizzo una strada statale per andare al lavoro, quindi stavo su una velocità media di 100-120. Di tutto un tratto, erano due giorni che non utilizzavo l'auto e l'avevo caricata a casa con la wall connector. Tutto ok, nessun problema, macchina, come ripeto, ferma da due giorni, mi accingo ad andare al lavoro. Stavo facendo il turno notturno e inizialmente non è successo nulla all'avvio, però appena ho iniziato ad andare sulla parte, diciamo, della strada statale, mi ha iniziato ad avvisare un suono acustico con un alert molto fastidioso e ripetitivo soprattutto, che mi avvertiva che avevo un problema sullo sportello di ricarica. Ora vi metto in sovraimpressione l'allarme che mi è apparso, ma l'avrete già visto sicuramente i più attenti sulla thumbnail. E quindi niente, lì per lì ho detto, cioè non si resettava niente, poi comunque stavo guidando, non è che c'avevo tante possibilità da fare, quindi ho continuato a fare il tragitto con questo suono che mi ripeteva nella testa, questo suono fastidiosissimo. Cioè che penso se fosse stata una cosa ancora più lunga sarei diventato più autistico di quello che sono. Quindi niente, poi lì per lì, ok, ho iniziato ad andare ho attaccato al lavoro e niente, però ci pensavo e ripensavo, non sapevo bene cosa fare. Quindi da subito, dopo alla prima pausa, sono uscito e sono rientrato in macchina, ho fatto un piccolo giro nel parcheggio per vedere se quest'alert persisteva, continuava, oppure era un semplice micro bug così. E purtroppo invece ha proprio appena accesa la macchina, appena fatto neanche due metri, e ha continuato a fare questo allarme. Lì mi sono iniziato un po' un attimo di più ad allarmare
e ho iniziato a vedere di scrivere subito, anche se l'ora era tarda serata, quasi le 11:30, mezzanotte. Ho comunque scritto sull'app di Tesla aprendo un ticket. Ticket che io ho aperto anche in un'altra occasione, c'è il video che vi lascio nelle schede se l'avete perso. Ho avuto un problema, più che problema, un bug con la sentinella, e avevo aperto il ticket in quella situazione, ma diciamo che poi alla fine l'ho risolta a modo mio, perché praticamente sono stati molto vaghi, non sapevano neanche loro il problema, come si potesse risolvere. Quindi tramite un ragazzo addirittura sui commenti di quel video ho risolto il problema e non ho più avuto nessun problema. Quindi vabbè, e apro questo alert con la speranza di un aiuto. Poi stando al lavoro, durante la pausa serale, mi sono imbattuto in YouTube America, come sempre faccio, e mi sono iniziato a sfulciare tutta una fase di video con alert, cose che sono successe in passato anche ad altre persone, quando, anche forse in modo fortunato, trovo l'alert che mi serviva a me. Gli era successo a un ragazzo, una Model Y in America, la stessa identica cosa. Nel video diceva: purtroppo non lo trovo, perché lo volevo, cioè gli volevo dare anche i credits mettendo il link del video, perché mi ha dato davvero una mano. Niente, diceva che praticamente era una cosa banalissima, bastava riattaccare il connettore della presa di ricarica e fare un semplice reset con la presa attaccata. E non c'è, fatto questo, questi due passaggi stupidissimi, il problema si sarebbe risolto. A che dico, io ho la macchina fuori al parcheggio, ho il cavo per la ricarica, posso ricaricare al lavoro, anche se non l'avevo attaccata inizialmente. Proviamo a fare questa prova. Io mi fido più di questi video che di, è una cosa brutta forse dire, che di quello che ti dicono in Tesla. Poi ci arriviamo. Provo a fare questa cosa, da subito si è disattivato questo allarme, non è più tornato. Nel momento che sto facendo il video è passata più di una settimana, quindi non si è più ripresentato nessun allarme e nessun problema. Detto questo, il problema di questo allarme è che comunque con la macchina in movimento era un allarme continuo, cioè di continuo faceva questo, dava questo alert e questo suono. Voi immaginate, mentre stai guidando, questo alert di continuo, la macchina comunque camminava, faceva tutto quanto, però la situazione è abbastanza invivibile. Quindi vabbè, faccio questa procedura, funziona tutto quanto, a posto, torno al lavoro felice e contento e svolgo il mio lavoro per tutta la notte. La mattina dopo mi contatta un advisor di Tesla tramite una chiamata telefonica, dicendomi che aveva visto l'alert che gli avevo mandato e tutto quanto. Io lì allora ho detto, ho fatto diciamo finta di niente, e cercando di vedere loro cosa mi dicevano per risolvere questo problema, gli ho spiegato tutto quanto. Mi ha detto: guarda, dammi giusto l'orario in cui più o meno si è verificato questo alert, così a noi vediamo da remoto. Gli ho detto ok, quindi gli ho detto l'orario più o meno. Loro addirittura vedevano che la macchina era in movimento, infatti mi ha detto subito: ma tu stavi in movimento? E ho fatto sì. Gli ho detto: l'alert è, perché lui inizialmente mi stava spiegando che quelli sono alert quando metti il cavo di ricarica, e io gli ho spiegato benissimo che la macchina era 2 giorni che non era in carica e era ferma, quindi il connettore di carica non l'ha proprio toccato nessuno. E io ho ripreso la macchina dopo 2 giorni, e quando sono andato, stavo andando al lavoro, gli ho spiegato vabbè comunque la situazione. E allora vabbè, comunque lui si è connesso da remoto, ha visto tutto quanto, ha visto l'alert, ha detto che l'avano riconosciuto, tutto quanto a posto, e mi fa: ma tu quando saresti disponibile per venire qui? E io già lì mi si è acceso un campanello. Io ho fatto: ma scusi, ma non potete fare niente da remoto? Perché io comunque abito a una 30 chilometri dal vostro punto service. Mi fa: no, deve portare qui la macchina, dobbiamo fare un check, tutto quanto, Al che lì continuo a fare tipo il finto tonto per vedere proprio dove volevano arrivare. E io ho detto: vabbè, se proprio devo venire, perché mi continua a fare? Ma adesso si continua a ripetere. Io ho fatto sì. Vabbè, comunque ve la faccio breve. Mi ha dato un appuntamento, che adesso ve lo metto qui in sovraimpressione. Cioè, voi immaginate se io dovevo continuare ad andare con questo alert di continuo mentre guidavo,
e aspettare tutti questi giorni per un semplice bug che ho risolto facendo una combinazione di cose che si trova online. Cioè, ma è una cosa normale questa? Io non penso che un advisor Tesla possa essere così impreparato da non sapere queste cose che si possono trovare online facilmente. Con la sentinella mi è successa la stessa identica cosa, perché ho fatto la richiesta di ticket e mi hanno detto niente, che dovevo andare lì a Roma, dovevano controllare, quando era praticamente una semplice impostazione da fleggare. Fatto quello, non ho più avuto nessun tipo di problema, ha funzionato sempre correttamente ad oggi. Purtroppo, non lo so, rimango un po' allibito e sconcertato a volte da queste cose. Poi adesso ho provveduto a scrivergli per annullare tutto, anche perché poi la cosa bella è che ti danno loro l'appuntamento con l'orario, non è che ti dicono, che ne so, scegli delle fasce, scegli... No, alle 9 devi stare qua, cioè, ma uno lavora pure, non è che sta a casa ad aspettare gli avvisi di Tesla. Quindi niente, sono rimasto un po', diciamo, per la seconda volta consecutiva deluso, perché è una cosa che si poteva risolvere semplicemente anche con una telefonata, comunque bastava essere un po' più preparati secondo me. Quindi niente, non so se a qualcuno di voi è successa questa cosa, ma è molto molto semplice da risolvere. Quindi non vi allarmate assolutamente, anche se l'allarme è fastidiosissimo, lo posso assicurare. Purtroppo stavo guidando, non è che ho potuto fare video, cose, ho fatto giusto una foto al volo all'alert, ma per mandarla a loro al service, diciamo. Io spero che in futuro si possa migliorare questa cosa diciamo del servizio online, di risoluzione di questi problemi, che sono piccoli proprio problemi, senza far andare i clienti al proprio service per forza, anche perché non ce n'è assolutamente bisogno, perché qui ci sono cose che sono proprio dei semplici bug che si possono risolvere proprio con pochi secondi. Fatemi sapere nei commenti se vi è successa una cosa simile o se avete avuto delle esperienze più o meno negative con il service di Tesla una volta che avete chiamato per assistenza. Io ragazzi, niente, con il tempo il servizio migliori sempre di più. E non mi resta che salutarvi, spero che l'audio si senta bene, si senta migliorato soprattutto perché ho acquistato questi nuovi DJI Mic 2 che sono davvero fantastici con la loro confezione di ricarica. Vi lascio i link in descrizione se volete provarli, perché sono davvero una bomba. Ragazzi, io vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana per un video celebrativo. Ciao ragazzi, vi voglio bene.